Gonzalo Higuain. Arriva ragazzi, sta arrivando il Pipita, sta arrivando. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, sta arrivando il Pipita. Mamma mia il Pipita come sta arrivando. Incontro ieri a casa Milan tra Leonardo e il dirigente e il procuratore di Gonzalo Higuain, il fratello Nicolas. Accordo per 7,5 milioni, quindi la stessa cifra che prendeva la Juve, per 4 anni, un quadriennale, quindi molto bene. Si sono accordati, adesso la Juve gli darà anche una buona uscita, so che gli deve dare 600.000 euro di stipendio di sto mese che rimangono compresi, e in più altri dettaglietti che prenderà dalla Juve, ma ormai ci siamo, trattativa fumata bianca. Sono stati 4 ore ieri, da mezzanotte, anzi dalle 11 fino alle 3 del mattino, di conseguenza ormai è fatta ragazzi, è fatta. Poi sappiamo che, come è successo per il caso Malcolm, finché non mette la maglia, finché non firma, non passa le visite mediche, tutto può accadere, però c'è l'accordo, con la Juve c'era già l'accordo da tempo, e con Higuain ieri si è trovato l'accordo. Praticamente Leonardo sta dipingendo la Cappella Sistina, ragazzi. Sta facendo un capolavoro. Cioè, avevamo il problema di quell'infame che se ne voleva andare. Ha risolto il problema dell'infame con un capolavoro. Nemmeno nelle più rosee aspettative. Ci prendiamo Caldara, che è il giovane futuro della nazionale, con Romagnoli saranno il futuro della nazionale per i prossimi 10 anni. Intanto abbiamo Donnarumma, Conti, Caldara, Romagnoli e Leone Rodriguez, che a molti non piace, ma a me piace, va bene per tenerlo lì. Quindi siamo a posto per i prossimi 10 anni con la difesa, e siamo a posto. In più, punta di diamanti, io solo per quello gli avrei dato già l'infame. Abbiamo preso il Pipita, quello che ci serviva. Quindi ragazzi, finalmente abbiamo sistemato. Tra l'altro molto vicino anche Bernard, come si chiama lui, a zero, parametro zero. Ci saranno da pagare le commissioni per i procuratori, però chiudiamo anche con lui su tra i 3 e 3,5 milioni di euro a stagione. Quindi prendiamo anche l'esterno che ci serve per dare il cambio a Suso e Çalhanoğlu. Rimane solo da fare il centrocampista, si parla del Magliano, ma vediamo. La cosa fondamentale di oggi e di tutto il campionato è che finalmente abbiamo un attaccante. Cutrone va bene, quello che vuoi, adesso dovremo anche vendere perché abbiamo preso il Pipita, però bisogna anche mandare via i vari Bacca, Kalinic eccetera. Quindi molto bene, sono contento ragazzi, finalmente il Pipita, grande Pipita. Ditemi quello che volete, è obeso, deve andare al McDonald's, c'ha 30 anni, ditemi quello che volete, miglior attaccante della Serie A insieme a Dzeko e Icardi, vabbè, mettiamoci pure Icardi. Quindi vabbè, ovvio, tolto CR7. Quindi sono contentissimo, al Milan serviva un bomber, abbiamo trovato quello che ci serviva, e adesso pronti, appena ufficializzano vado subito a prendermi la maglietta del Pipita, che è troppo forte il Pipita, come dice mio amico Dani Castellano, troppo forte il Pipita, ragazzi, un capolavoro, sinceramente. Se me l'avessero detto ma 15-20 giorni fa che il Milan prende Caldara il Pipita per Bonucci, non ci avrei mai creduto. Ah, poi tra l'altro, ovviamente più 50 milioni, hanno fatto la formula del prestito con diritto, ma in realtà è come se fosse un obbligo, perché tra gentiluomini ci si accorda, è solo una cosa a livello finanziario.
paghiamo 20 milioni subito, tra i 18 e i 20 milioni subito di prestito oneroso per un riscatto di 37-38, quindi si sono accordati anche su quello. Ragazzi, sono contentissimo, finalmente abbiamo un bomber, adesso possiamo tranquillamente puntare ai primi 4 posti, come tra l'altro faranno tutte tranne la Juventus, che vincerà con 15-20 punti di scarto il campionato. Possiamo arrivare nei primi 4 posti in maniera abbastanza agevole, mo saranno la Roma, il Napoli e l'Inter a doversi preoccupare. E vedremo cosa succederà in Coppa, perché adesso abbiamo preso il Pipita per arrivare in Champions, e va bene, però con i vari innesti di Barnard, vediamo il centrocampista che prendiamo. Io sogno sempre Rafinha, ma prenderemo questo Magliano, Samakuku, chi è? Non lo so. Kukuku Reddu, non lo so chi è Samakuku. A me non piace, vi dico la verità, a me al centrocampo piacciono altri tipi di giocatori, però vediamo anche cosa si può fare in Coppa, perché poi la UEFA dipende anche chi scende dalla Champions, perché per quelle che fanno la UEFA c'è il Chelsea, va bene, però sinceramente non è che sono spaventatissimo da questo Chelsea, quindi vedremo anche in Coppa, anche in Coppa Italia e in Supercoppa, perché noi a differenza delle altre facciamo una finale con la Juve, di conseguenza vediamo anche cosa succede quest'anno. L'obiettivo è sempre lo stesso, ragazzi. L'obiettivo è sempre lo stesso: portare a casa qualche vittoria, portare a casa qualcosa, perché per le partecipazioni si va ai matrimoni, per le partecipazioni a noi non ci interessa partecipare, ci interessa vincere. Quindi cerchiamo di portare a casa qualcosa. Dai Pipita, portami a casa qualcosa. Ragazzi, contentissimo, finalmente. Adesso speriamo che non salti tutto, perché ragazzi, sarebbe veramente uno smacco incredibile, però come è successo per la Roma tutto può succedere, quindi per ora fumata bianca, c'è l'accordo, oggi usciranno tutti i dettagli, tra l'altro è prestissimo, sono le 8 di mattina e vi sto già dando sta notizia, quindi teniamo duro e aspettiamo il Pipita. Pipita, ti aspetto qua a Milano, ciao ragazzi, mettete un pollicione, ciao.